Siamo qui con Erminia Dell'Oro per presentare il libro Il mare davanti, che racconta di un ragazzo eritreo che fugge dalla sua patria per incominciare un viaggio verso l'Europa. Quali sono le difficoltà che ha affrontato? Il ragazzo eritreo che si chiama Ziggy, adesso è mio amico, vive a Milano come me. Le difficoltà che ha incontrato sono state moltissime, a cominciare dalla fuga, perché in Eritrea non danno il passaporto. E quindi lui ha dovuto attraversare i confini con il rischio di essere preso, in quel caso sarebbe finito in carcere per molti anni. E poi, dopo aver attraversato i confini, tanti sono stati i problemi, il Sudan, il campo di detenzione, anche in Sudan, poi c'è stata la fuga nel deserto con un camion con 56 persone sopra, si sono insabbiati, poi la Libia dove ha rischiato di essere incarcerato, dove odiavano e odiano i clandestini, poi il viaggio in mare dove hanno rischiato di naufragare, come hanno rischiato di morire nel deserto. Aveva messo in conto che 50 probabilità sarebbe arrivato e 50 non ce l'avrebbe fatta. Quindi E lei è nata e cresciuta in Eritrea fino a 20 anni. sì. E come mai poi ha deciso di venire in Italia? Io sono nata in Eritrea perché mio nonno nel 1896 è arrivato in Eritrea, cioè da Lecco è arrivato ad Asmara, allora non era un viaggio facile, ecco. E anche la mia nonna paterna più avanti è arrivata da sola in Eritrea, perché aveva un fratello che lavorava. E mio padre è nato in Eritrea e mi ha sempre detto: questa è la tua terra, infatti lui è morto in Eritrea. Ad Asmara vive ancora mio fratello, però io arrivata, che avevo quasi 20 anni, volevo fare la giornalista, volevo fare la scrittrice. L'Eritrea è stupenda, Asmara bellissima, non avevo mai visto l'Italia, mi sembrava giusto intanto andare a vedere l'Italia, che era il posto da cui era arrivato mio nonno, e poi mi dava più possibilità anche di studiare per poter realizzare, diciamo, questo mio sogno fin da bambina, diventare scrittrice. Poi ho fatto tante cose, mi sono sposata, tutto bambino. Comunque poi dopo mi sono stabilita in Italia, continuando a tornare in Eritrea anche come giornalista.